E signori, questa è Piazza del Popolo, cioè sì. Giuro lo è. E andiamo verso il secondo ricordo della sequenza ripristinata che ci porta fuori da Roma, stranamente una delle poche missioni fuori Roma, perché dobbiamo andare a cercare Leonardo da Vinci che è sparito. Non si sa dove sia andato. Bel riguardo, 1500. Ah, ecco dove è andato. Ah, da un po'. Vediamo, sincronizzazione totale. Non uccidere nessuno. E mi sa che qui non bisogna neanche farsi individuare. Credo. La cavalcata è stata piacevole, duchessa? Affatto. Ho corso a rotta di collo tutto il tempo per timore di una pugnalata alla schiena. Non riesco a capire. Suona male così però, eh? Mio padre li teneva a bada. Mi teneva al sicuro. Ora mi danno la caccia. Vogliono la mia testa. Ma, signora... La vita di campagna doveva essere serena. La morte mi segue persino qui. Aumentate le ronde e avvisatemi se ci sono intrusi. Nessuno può entrare nel palazzo tranne la guardia di mio marito. Chiaro? Sentito la duchessa? Suonate l'allarme se avvistate qualche intruso. Povero Alfonso, sua moglie ha perduto il senno. Bene, allora, ripeto, non c'è da farsi individuare. Va bene, qua li vedo tutti belli allegri, quindi buono. Come non fanno a vederlo, cioè nel senso, come fanno a non vedermi, cioè è incredibile. Vabbè, noi ne approfittiamo, eh. Se un uomo è per terra lo vedono, se è per aria no. Lì c'è un tesoro che fanculo, poi prenderemo. Che buono. Vabbè, possiamo prenderlo invece. Poi prenderemo, era riferito nel senso che poi se mai rigioco la missione lo prendo, però è lì. Che fai, non lo prendi? Ok, andata. Mi ricordo in questa missione esserci una parte dopo che è stronzissima. E poi andremo a vedere di cosa si tratta. Ma è stronzissima. Posso andare sicuro? Sì. Come sarebbe? Io sono il lustrascarpe ufficiale della duchessa. Il lustrascarpe. Non vorrai che se le lustri da sola. Da sentire, quello che la duchessa fa o non fa non è di certo affar nostro. Da, te lo dico io, cosa dovrebbe fare? Un bel bocchino. No! Sì, come pensi di riuscirci se manco puoi entrare? Ne ho abbastanza. Resta dove sei. Fatemi passare! Devi aspettare finché la duchessa non te lo permette. Perfetto, Ezio, bravissimo, 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 bravissimo. Come hanno fatto a non sentirlo? Ma come hanno fatto? Un botto così? Ma che guardie di merda c'ha Borgia? Che guardie di merda proprio.
un altro scrigno che fai? Te ne privi? No, che non te ne privi. Ornamento per chiome. Ok, questa parte mi ricorda essere un pochino stronza. Arrivare alla finestra senza farsi vedere. Facile a dirsi, ma a farsi evidentemente assai meno. Ho saputo che il duca ha chiesto delle guardie al papa in persona per sorvegliare i palazzi. Giulio ha affidato ad Alfonso diverse delle sue guardie per averlo appoggiato contro Ravenna. Staremo a vedere quanto durerà questa alleanza. Beh, pulitissimo, raga. Pulitissimo, pulitissimo. Me la ricordavo più stronza. Al fine siete venuto a uccidermi, assassino. Buongiorno, Lucrezia. O dovrei dire duchessa. Un titolo preso in prestito da mio marito. Inadatto e a malapena capace di celare la verità. Potete tenervi la vita. Sono qui per i vostri dipinti. Cos'è? State arredando casa? Mi risulta che abbiate 5 tele di Leonardo da Vinci che m'appartengono. Le rivolgo. Se solo fosse così facile. La mia città natale, la mia famiglia mi sono state strappate. Credete che Ferrara mi ami? Sono una forestiera. Stai sul cazzo a tutti. I vostri quadri non ci sono più, assassino. Fatico a credervi. Spaventoso, non è vero? Perdere così tanto. Forse potremmo confortarci a vicenda. Sì, forse. Dove sono i dipinti? Venduti a Francesco Colonna. Com'è stupida, però. Di cui mi ero incapricciata, Patrizio. Passa il suo tempo dalle parti del Vaticano. Uno soltanto l'ho tenuto per me. Consegnatemelo. Guardie! Caricate l'annunciazione di Da Vinci su un carro. Lasciatelo fuori dalle mura. Madonna, com'è stupida, però. Molto bene. Ora chiudete gli occhi. Mio marito arriverà tosto con le sue guardie. Perciò fareste bene a sbrigarvi. Perdonatemi, duchessa. Per quale ragione? Nessuno può lenire la vostra pena. Dovete pensarci da sola. I miei omaggi al duca vostro marito. No! Fenomeno. Indiscusso. Eccolo! Lì! Vabbè, 3 minuti per fuggire, penso che siano onesti. Ok, beh, per ora sto seguendo il percorso come si deve, poi... Laggiù, uccidetelo! Vedremo come va, ricordo, non c'è da uccidere nessuno. Lo prenderemo, quel bastardo! Perfetto, modo per risalire. Il è interdit de tuer. Certo che potevi anche renderlo meno teatrale, eh? Ezio nostro. No! Che cazzo fai, sì?
Bravo. Meno male non c'era tipo l'obiettivo tempo, sennò avrei sclerato malissimo. Ma malissimo, raga, Però ce ne torniamo a casa col carro. Cioè, stacce. E 700 fiorini con la sincronizzazione totale. Meglio di così, cosa volete? Il Senato di Roma si appella a tutti i romani affinché facciano attenzione nel rimuovere... 10.900 fiorini ogni 20 minuti, sono pochi, eh?